Presidente, un'altra importantissima iniziativa al Marca con Mattia Preti. Beh, grazie ovviamente all'opportunità data dall'ambasciata di Malta in Italia, ma soprattutto ai restauratori, gli storici che hanno voluto fortemente darci questa possibilità, quella di ospitare un'opera importantissima di Mattia Preti, l'opera di San Luca che disegna la Madonna e il Bambino, ma soprattutto anche la possibilità di questo seminario di approfondimento che ci fa conoscere sempre di più un artista. Nato a Taverna, ma che ormai è patrimonio, devo dire, non soltanto della nostra regione piuttosto che di Malta. Un'opera che arriva proprio dal Museo di Malta, che rappresenta ovviamente quell'iconografia che spesso ritroviamo nel Mattia Preti, però in modo molto più ampio, dalla figura del bue piuttosto che all'inchiostro e alla carta, ai putti disegnati e nello stesso tempo anche questa figura di San Carlo Borromeo. Protettore degli artisti e dei pittori, ma soprattutto anche quel richiamo molto importante che riguarda quella parte di vita di colui che prima di essere un santo poi è stato un medico. Io credo che questa sarà una possibilità per i nostri concittadini calabresi e per i tanti turisti di vedere un'opera, tra parentesi, una delle pochissime firmate dal Mattia Preti. Avendo ovviamente quelle emozioni che i suoi colori, la sua storia e soprattutto quei valori ancora attuali devono richiamare tutti quanti noi all'attenzione.